Compagna, in giro per tutto il mondo da tanto tempo, e la prima volta me lo fece suonare davanti a un grande pubblico, proprio il direttore artistico di questo bellissimo festival, perché è proprio grazie a lui e a persone come lui che con pochissime risorse riescono a realizzare una cosa così bella, che si deve poi alla bellezza, no? Di tante cose proprio nella nostra regione. Io un applauso lo vorrei fare fortissimo a Emilio Di Donato, che ha ideato questo festival bellissimo. Grazie per l'invito. E con lui, che gli è sempre stato a cuore questo nome di Caserta, pensate che lui ha fondato il primo portale casertamusica.com, orchestra popolare casertana, 37 persone coordinate da lui. Eravamo tutti musicisti in erba, prima o poi lo rifaremo un concerto, insomma, lui già l'ha detto questa cosa, e portava avanti il nome di Caserta fuori regione e fuori dai contesti nazionali, con pochissime risorse anche là. Quindi è veramente encomiabile come riesce a fare queste cose con niente, io non lo so come fa, infatti Emilio ce lo dici. E quindi niente, io mi ricordo emozionatissimo, mi fece fare il primo assolo di tamburo con questo tamburo muto che avevo imparato in giro per il mondo, a suonare in giro per il mondo, all'Oceana Festival, in uno dei festival più importanti che si faceva nella nostra città.